Allora, Presidente, innanzitutto ricordiamo qual è il ruolo del Centro Studi Nazionale del Tartufo e perché è così importante per soprattutto la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio agroalimentare. Ma da un lato è un interlocutore verso gli istituti di ricerca universitari, tant'è vero che venerdì e sabato si svolge un convegno internazionale ad Alba con 30 dei maggiori ricercatori sul tema tuber genomics, quindi il genoma del tartufo. Dall'altra è un interlocutore degli organizzatori dei mercati, delle fiere per garantire la qualità e un interlocutore dei curiosi, dei consumatori per promuovere le analisi sensoriali, la conoscenza, la divulgazione del tartufo e del suo mondo. Che tipo di valore aggiunto può portare oggi questa cultura culinaria, definiamola così, soprattutto sul piano occupazionale, perché credo che in un momento come questo la valorizzazione di quelle che sono le nostre radici e della nostra identità generi come indotto anche occupazione. Certo, guardi, il tartufo in quanto tale ha tutto sommato, ci sono 4.000 cercatori che spesso sono dei dilettanti, degli amatori e poi produce certamente un fatturato, ma non è un fatturato così importante in sé. Quello che è importante è che è quel tocco in più, quel fascino su tutto un territorio del Piemonte Sud e sulla nostra gastronomia che impreziosisce e quindi ha una grande importanza. L'aspetto enogastronomico in generale nel Piemonte Sud, in particolare nelle Langhe, nel Roero, ha mosso in questi anni moltissimo e il turismo si è molto sviluppato. Per esempio solo nell'Albese sono circa 5.000 le persone che sono dedicate al settore enogastronomico. Semplicemente un'ultima domanda, con quanti paesi alla fine voi avete interlocuzione quando proponete questo prodotto gastronomico nel mondo? Il tartufo bianco d'Alba si ritrova negli Stati Uniti, si ritrova a Parigi, si ritrova in Australia, si ritrova ormai nell'Asia, Hong Kong, Singapore, eccetera. Quindi è veramente un grande ambasciatore. Grazie.